non abbiamo più neanche le parole, abbiamo perso tutte le forze, non c'è neanche più voglia di parlare perché tanto non si vedono i risultati, cioè è già successo altre due volte e non è stato fatto niente. Sì, a noi non era mai arrivata, se era arrivata era arrivata qua davanti, noi per fortuna abbiamo un gradino, entrare in casa ci eravamo salvati per quello, però porca miseria, 1,20 m d'acqua in casa, veramente. Mi ha distrutto. Secondo me è fatto. Molto sconforto, molto nervoso, molta rabbia, veramente. E poca. Tutti erano in casa. Ma, e poi tutte le macchine che se ne sono andate con la piena, perché erano tutte parcheggiate qui, tutti in una volta è arrivata una gran ondata e non c'è stato più niente da fare. E quando è stato il momento di provare a portarle via era. Qui è tutto completamente andato. Ma state facendo tutto da soli? Tutto da soli, sì, non è arrivato nessuno, quindi ci arrangiamo. Poi capisco, ce ne hanno tanti in giro. Questo è il resto, guarda, l'acqua arrivava lassù. Vedo che c'è solo lì. Ecco, l'acqua arrivava qui. Il segno dell'acqua dove arrivava. Vedi? Ma disumano. Il fiume all'estate di sera era lì, cioè veniva, scorreva, però non era una roba da, anche se le allerte, tutto quello che c'è, però comunque sia noi eravamo tranquilli perché qua era tutto abbastanza sereno. Questa macchina era sommersa, là abbiamo altre due macchine sommerse. 1,80 m di acqua in casa, tutto da buttare via, 20 anni di sacrifici buttati così, in 2 ore e mezza, 3 ore. Cioè, loro hanno spiegato che finché il fiume lì era libero, questo ruscello qua, che era ingrossato, riusciva ad andare. Quando si è fermato quello, è ritornata indietro tutta l'acqua. Dentro è mezzo metro dal soffitto. Ah, questa è una bomba d'acqua che secondo me non era prevedibile, cioè io, 60 anni, cioè io ho 60 anni e quindi che mi ricordo io una tanta acqua così non l'ho mai vista. No, è già la seconda volta, è stato l'anno scorso, a maggio con l'alluvione, solo che quest'anno purtroppo tirando giù il muro per rifarlo, lo dovevano rifare, con la piena ha buttato giù il muro, quel muro del giardino. A causa del muro che hanno tolto, del muro diciamo di contenimento tra il giardino e il torrente. E come mai lo hanno tolto? Lo hanno tolto perché dovevano alzarlo, sto, va bene, siamo ormai alla fine di ottobre e siamo ancora a questo livello, quindi è evidente che era prevedibile, poi in realtà è successo. Naturalmente avevamo un magazzino sotto che è stato sfondato dalle acque, però mi ha portato via tutte le fatture, mi ha portato via diciamo tutti gli espositori dei computers, va bene, che erano ancora diciamo utilizzabili. Pioveva, ma l'acqua che piove qui a noi non ci dà noia, a noi ci interessa più quella che piove su, che passa per di qui per i fiumi.
E... è tutto praticamente. È venuto giù dal rio, c'è un fiumiciattolo che praticamente con la montagna si è accumulata acqua, i tronchi contro hanno ostruito il passaggio e la strada e l'acqua è venuta giù in strada. Non abito qui, io abito a Pianoro, sono volontario, siccome che c'ho un camioncino aiuto a portare fuori dai garage tutta la robaccia, la carichiamo in un camion e la scarichiamo qua con il ribaltabile, così facciamo un aiuto a chi ha avuto questo purtroppo disagio. Ed è entrato in una cantina ed un corridoio del condominio, c'erano due macchine in un garage, quella di dietro ha sfondato il muro e è andata a finire in una cantina. Tutti a pulire le cantine, io ho la cantina via Roma, però comunque veniamo ad aiutare i nostri amici, i nostri vicini. Era stata colpita, ma non così da fare un'alluvione gigantesca, 63 centimetri, però mai così alta. Basta guardare cosa c'è, macchine da buttare, non c'è più niente in garage. Television Karani Sonduru Navatenak Go SM. Voglio dare una mano per aiutarmi. Qui è la prima volta che c'è questa inondazione o... Così grave? Sì. Invece più in là solitamente quando piove forte le cantine si riempiono spesso. Anche la luce, la corrente, l'acqua e comunque per le piogge arrivare in queste condizioni qua fa paura. Viverlo poi ancora molto è forte. Poi bisogna vedere dopo perché sono venuti giù anche i muri che dividono i garage, i muri che dividono le cantine. Ci sono dei lavori, non è che è sufficiente drenare, togliere l'acqua e togliere il fango, bisogna anche poi ricostruire, insomma. Civite ob amaga toraturu kiyannata adama amatanna Go SL TV.